Monica Scattini e il cinema. Che ci dice? Dico che mi piacerebbe farne di più, vorrei lavorare di più nel cinema perché è il mio grande amore, però mi sembra che ci sia una netta ripresa. Poi insomma, notizia bomba che debutto come regista, farò il mio primo cortometraggio, quindi vedrò il cinema anche dall'altra parte, che è un mio desiderio ormai da tempo, e quindi finalmente lo girerò ad aprile. Qualche anno è passato da quando ha cominciato a fare cinema? Sì, è passato qualche annetto, sì. Il suo primo film? Beh, io ho fatto delle piccole parti dei film di mio padre, Luigi Scattini, ma diciamo il primo film per me importante fu Lontano da dove. Vinsi il Nastro d'Argento, quel film di Stefania Casina e Francesca Marciano, tutto girato a New York, che raccontava un po' le nostre storie vere di giovani in cerca di sogni e di fortuna a New York. Lei si è avvicinata al cinema o è il cinema che si è avvicinato a lei? Io ci sono nata nel cinema, questa è la verità, perché io da bambina andavo sui set del film di papà e guardavo questo mondo magico pensando che assolutamente l'unica cosa al mondo che avrei voluto mai fare nella mia vita era fare l'attrice. Quindi io l'ho deciso da subito, mi piaceva, era un circo, era un mondo magico, era quindi la favola. La prima occasione professionale è stata il cinema? Beh, io no, ho cominciato col teatro da ragazza, tanto teatro, teatro sperimentale, teatro off, poi anche teatro vero, vero e proprio, e teatro di strada con i burattini e le maschere. E poi però certo il cinema c'è sempre stato, anche perché appunto io mi sentivo di casa, a casa su un set, quindi è sempre stato insomma nel... Sì, il teatro mi piace moltissimo, infatti cerco sempre di farlo ogni anno perché quello poi comunque fa benissimo all'anima, a tutto. E il cinema invece? Beh, il cinema è bello, il cinema perché ti vedi, perché c'è la pellicola, anzi vabbè adesso c'è il digitale, ma insomma comunque ti vedi proiettato sul grande schermo, è un tipo di emozione diversa, là c'è l'emozione del pubblico, dell'essere così in diretta, no? Dal vivo, e nell'altro c'è il fascino delle inquadrature, di vederti appunto così grande, che a volte uno si spaventa anche, perché io penso che tutti gli attori hanno uno strano rapporto quando si rivedono, no? Non si è mai contenti, sarebbe voluto far meglio, ti vedi strano, non ti piaci, però insomma quello fa parte del gioco, è così. Le ha dato tutto il cinema o le ha tolto qualcosa anche? Non mi ha dato abbastanza, questa è già una sicurezza. Ecco, quella abbastanza ce lo può spiegare? Beh, perché io penso che insomma sono un'attrice versatile, posso fare un sacco di ruoli, un sacco di cose, e invece in Italia c'è un po' questo classificarti, no? Che se sei un'attrice brillante fai ridere, fai solo quello. A me piacciono anche i ruoli drammatici, che spesso faccio in teatro infatti, oppure come ho fatto in Francia, un film che si chiama Clo Clo, che purtroppo, lo dico qui, mi dispiace molto, non sia uscito in Italia, che era la storia di Claude François, io sono la sua mamma perché aveva una mamma italiana, e quello certamente non era un ruolo comico, non era un ruolo... Quindi in Francia mi hanno fatto fare un ruolo che vorrei fare anche in Italia. Insomma, il cinema le deve dare ancora qualcosa. Sì.